fantastico, si chiama Cups and Bowls. Il nome in italiano è il gioco dei tre bicchieri delle tre palline. È molto più noioso, però è così. Abbiamo un bicchiere blu con davanti la sua pallina blu, la sua pallina. Un bicchiere rosso con davanti la sua pallina e un bicchiere giallo con davanti la sua pallina. La pallina che sta davanti al bicchiere rosso tradizionalmente si chiama pallina viaggiante e funziona in questo modo. Prendiamo il bicchiere leggermente vuoto e poi si prende la pallina che sta davanti al bicchiere che, come già detto, si chiama pallina viaggiante. Prova a soffiare. Quando qualcuno ci soffia sopra, la pallina scompare per comparire sotto il nostro bicchiere rosso. Ora, se noi prendiamo la pallina che sta davanti al bicchiere blu e la mettiamo nel bicchiere blu, poi prendiamo la pallina che sta davanti al bicchiere rosso, mettiamo nel bicchiere rosso, infine prendiamo la pallina che sta davanti al bicchiere giallo e ce la mettiamo dentro. Dovremmo avere, se avete guardato con attenzione, una pallina sotto ogni bicchiere. In realtà, siccome quella che sta sotto il bicchiere rosso si chiama pallina viaggiante, non c'è. Perché è finita sotto il bicchiere. Ma se noi la riprendiamo e di nuovo prova a soffiarci, ecco che dovremmo avere sotto al bicchiere. Si può fare anche a casa, perché basta usare dei bicchieri inoltre.